Finalmente abbiamo sistemato definitivamente il selettore di canale VHF e UHF. Questo selettore è stato, abbiamo utilizzato il regolatore della sintonia fine del selettore VHF, questo, per regolare anche i canali della VHF, semplicemente collegandolo tramite una puleggia recuperata da un videoregistratore e da un cinghiolo al perno del regolatore fine VHF. Quindi con una sola manopola asserviamo due funzioni. Questo è il demiscelatore utilizzato per poter pilotare il televisore con un'antenna normale e basta. Ci sono dei condensatori elettroidici e non che ho dovuto sostituire, purtroppo non ho potuto utilizzare più il modello, ecco che si è spaccato, il modello originale, a meno che io non prenda questo tubetto di vetro e gli infili dentro il condensatore nuovo. Importante per ora che funzioni l'apparecchiatura, poi all'estetica ci penseremo. Siamo riusciti anche a mettere in funzione questo vecchio amplificatore Sanio. Che aveva i finali bruciati. Adesso gli stiamo preparando una scheda da inserire all'interno. Abbiamo già intercettato i fili degli altoparlanti per fare un anti-boom in modo che quando si accende l'amplificatore si eviti il fastidioso toc che può danneggiare gli altoparlanti. Pronti? Sentito? Ok. Piastra di registrazione con doppia cassetta e giradischi con la testina rotta, cioè rotta rovinata perché gracchia. Ok, passa e chiude. Ah, lo sta